Questa è la storia delle elezioni, degli alti, dei bassi, e alla fine bisogna governare, quindi buon governo, buon lavoro a tutti i neoeletti, visto considerato che comunque poi i cittadini sono tutti uguali, dal giorno dopo le elezioni i sindaci devono rappresentare tutti i cittadini. Internamente che analisi fa? Qualcosa da registrare? Ma guardi, io non sono quello delle analisi, guardo i dati, e l'elettorato si è spaccato con una bassa affluenza alle urne e ballottaggio letteralmente. Padova, Rovigo, Verona, sembra che ci sia quest'asse, questo sogno dell'asse della 4, diciamo, per il centro-sinistra. Bene, interessante, poi abbiamo anche la pedemontana in apertura. Farò in modo che l'asse resti forte anche in regione. Grazie, non avevi sui temi. Altro ragazzi? Buon lavoro. Stanno facendo però. Prego. Avete notizie anche della macchia, insomma, a Venezia, non ci sono state altre? Ma lì sembra che ci sia questa sostanza fluorescente, non si capisce bene quale sia stato l'obiettivo, se è quello della visibilità, di una protesta ambientalista o di cosa sia stato. Certo è che Venezia va tutelata, Venezia è un museo a cielo aperto e bisogna essere intransigenti e non accettare nessuno di questi atti che, anche se sono simbolici, comunque non aiutano Venezia. I numeri della Pagalonga sono andati bene quindi? Sì, sempre. Va sempre alla grande. Venezia è una grande città, la città più bella del mondo. Grazie. Grazie.